No, ragazzi, non ci siamo minimamente, non si può fare una partita del genere in casa contro il Benevento che sono 11 scappati di casa che non sanno neanche loro perché sono in Serie A, in una giornata importante come quella di oggi, perché oggi avevano quelle maglie per un determinato motivo, non è ammissibile fare una partita del genere. Non credo servano neanche delle giustificazioni. Una squadra che si chiude in 52 all'indietro, no? Perché tanto alla fine giustamente il Benevento cosa può fare? Cosa può ambire a fare? A quello, infatti, per carità, giusto così. Te, se non fai movimenti, comunque fai fatica a infilarti, no? Poi diverse volte, perché comunque non si può dire che siamo arrivati davanti alla porta poche volte, soprattutto nel primo tempo, le volte in cui arrivavamo sotto porta facevamo dei tiri da schifo, perché se Dybala mi sbaglia un tiro dall'area piccola, se Cuadrado sempre dall'area piccola me la tira alta, con tutta la sfortuna che puoi avere, perché di fatto oggi comunque Douglas Costa ha preso un palo, è un incrocio dei pali. Te lo meriti. Come sempre, noi classico primo tiro, primo gol, anzi, unico tiro, unico gol, fortunatamente sto giro, però anche lì. Szczęsny che barriera mi ha messo. Cioè, proprio oggi è il 5 novembre, nel 2008, in questa data c'è stata Real Madrid-Juventus, andate a vedere la barriera di Casillas che fece quella volta, andate a vedere la barriera di oggi che ha fatto Szczęsny. Identico, e sto giro non c'era Del Piero a battere, c'era Ciciretti. Poi fortunatamente nel secondo tempo siamo riusciti a fare quei due gol, minimo indispensabile, poi da lì di nuovo morti. E soprattutto nel finale abbiamo dato nuovamente la possibilità al Benevento di pareggiarla. Così purtroppo non va, così non va, così c'è molto da rivedere, perché in una partita come quella di oggi te non puoi fare una prestazione del genere. Capisco il momento no, capisco la sfortuna, capisco tutto quello che vuoi, quello che vuoi tirare in ballo lo puoi tirare fuori tranquillamente, però non esiste oggi fare una partita come quella di oggi. Cioè, alcuni sembravano in campo così, giusto per, tanto è il Benevento, no? Sì, è il Benevento, però il Benevento te lo devi battere, devi entrare in campo per portare a casa la vittoria e lo devi fare sul campo, non Juventus 6 scudetti di fila, Benevento le ha perse tutte, così, basta entrare in campo, no? Devi giocarle in un certo modo. E oggi ci tengo soprattutto a sottolineare l'ottima prestazione di De Sciglio, soprattutto nel secondo tempo, che oggi secondo me ha giocato meglio di Alexandro, che per carità, rispetto alle ultime partite, ha alternato cose buone a cose decisamente meno buone, però De Sciglio ha fatto solamente cose buone, per carità, anche qui ribadiamo, vedremo meglio contro avversari di qualità superiore, sempre con tutto il rispetto per il Benevento, però intanto oggi ha giocato con sicurezza, ha fatto delle ottime chiusure, in fase offensiva è stato molto buono e sicuramente è stato migliore di quello che c'era dall'altra parte, a mio modo di vedere. Bene, tutto sommato anche Marchisio, che oggi è stata la prima dal rientro dell'infortunio, praticamente ha fatto tutta la partita, Dybala completamente inesistente, anche Mandzukic quando è entrato ha fatto due robe che meglio evitare, veramente meglio evitare, soprattutto perché non me lo voglio ritrovare sotto casa. Mentre invece Douglas Costa mi è piaciuto abbastanza, Cuadrado è il classico giocatore che non fa niente però te la butta dentro, e oggi guarda, oggi buttala dentro, va bene così. Mentre invece Higuain ancora una volta grandissima prestazione, oltre al gol che ha dato fiducia alla squadra, è rientrato parecchie volte, ha fatto salire la squadra diverse volte, molto spesso si è lanciato da solo in contropiede, una volta si era anche preso fallo mentre invece l'arbitro l'ha ammonito per simulazione, però vabbè. In questa giornata di veramente positivo va preso il fatto che siamo a più uno dall'Inter e a meno uno dal Napoli, che entrambe hanno pareggiato, quindi quantomeno a livello di risultati oggi ci è andata a dir poco di lusso. Ci sono 2 settimane in cui bisognerà lavorare, chiarirsi veramente le idee, perché onestamente non si può entrare in campo così, soprattutto in partite del genere che te già dopo il primo tempo devi avere non chiuso, strachiuso, mentre invece eravamo pure sotto. Saluto gli ultimi tre che hanno lasciato mi piace l'ultima foto su Instagram, che sono Valentina Metz, Matteo Vichi e Lorenzo Abba. E se non mi seguite, primo commento, link di tutti i miei social, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, se avete perso 18.000 anni lasciate un mi piace, scrivetemi qui sotto che tipo di video vorreste nell'arco di queste 2 settimane, usciranno più o meno, spero, un paio di Kinoshi racconta, ma per il resto
Se avete delle idee scrivetele pure qui sotto. Io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!